Inutile fare passi avanti se non sono consentiti. Siamo rispettosi, come sempre, della legge e quindi si deve rispettare e applicare la legge. A dirlo è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo alle nostre domande riguardo ai diritti delle coppie omogenitoriali a seguito della decisione del Tribunale di Milano che aveva annullato l'atto di nascita del figlio di due padri. Ma noi siamo rispettosi, come sempre, della legge e quindi si deve rispettare ed applicare la legge, mi sembra che la cosa sia abbastanza evidente. Però molte famiglie potrebbero, molti bambini potrebbero rimanere senza dei genitori. Signora, se la legge dice certe cose, chi la viola commette una cosa illegittima, quindi se qualcuno vuol cambiare la legge lo valuteremo. Per adesso c'è questa legge, quindi è inutile fare dei passi avanti che non sono consentiti. La sospensione delle registrazioni arriva dopo una circolare del prefetto di Milano che, a sua volta, ha interpellato il Ministero dell'Interno. La prefettura, per chiedere l'interruzione delle trascrizioni, ha fatto riferimento alla legge 40 del 2004, quella sulla procreazione medicalmente assistita, consentita solo a coppie formate da persone di sesso diverso. Una legge che vieta anche la maternità surrogata. Di fronte a questa circolare, il sindaco Sala non ha potuto far altro che sospendere le registrazioni. Una decisione su cui l'opinione pubblica si è decisamente spaccata.